con la fine del fascismo, cominciò la fine di mio padre. Questo del fascismo è un alibi con cui pure giustifico il mio odio, ingiusto, per quel povero uomo. E devo dire tuttavia che è un odio orrendamente misto a compassione, ora che ho immeritatamente 44 anni, circa l'età che lui aveva al tempo delle mie prime poesie. Lo vedo fuori dalla mia storia, in una vicenda che mi è totalmente estranea, in cui io sono un colpevole eroe oggettivo. Per cos'altro moriranno i due fratelli Kennedy se non per una istituzione? E che cos'altro se non per una istituzione moriranno tanti piccoli sublimi Viet Cong? Perché le istituzioni sono commoventi e gli uomini in altro che in esse non sanno riconoscersi. Per un verso Pasolini è sempre stato fondamentalmente anarchico, anti-istituzionale, ma esiste anche un Pasolini capace di pensare in profondità l'istituzione. È quello che ho ricordato questa sera, quando per esempio invita i giovani a non pensare che le istituzioni siano l'opposto della vita, ma che le istituzioni siano la parte costituente della vita, invitava i giovani ad impadronirsi delle istituzioni, a guidare le istituzioni, anche a dedicare la loro vita alle istituzioni. Questo contraddice la rappresentazione populista delle istituzioni in cui noi siamo, ahimè, nutriti in questi ultimi decenni nel nostro paese, pensare che la vita e le istituzioni siano due contrari in una relazione solo antagonista. No, Pasolini ci invita a pensare le istituzioni come forma alta, la più alta possibile, addirittura dice miracolosa, della vita. Aspetto chiunque voglia venire da me per parlarmi, come sarei contento di starlo a sentire. Perché io possa avere in mano delle armi, anche le più inutili o inoffensive, sarei capace di qualsiasi bassezza, anche di farmi spia.